Presidente, sono state riconfermate alcuni nuovi sindaci per le amministrative. In provincia di Salerno sono state 40 le nuove amministrazioni, insomma, che adesso governeranno il territorio. Mi piacerebbe un suo saluto a tutti questi nuovi sindaci che si apprestano appunto a governare i loro territori. Beh, ai 40 sindaci della provincia di Salerno, neoeletti, e agli amministratori, ovviamente eletti, sia di maggioranza che di opposizione, io faccio veramente gli auguri più sinceri e più veri, ma soprattutto io penso che oggi non c'è niente di più bello, e lo dice chi ha fatto il sindaco per 10 anni, non c'è niente di più bello e più formativo. Soprattutto del fare il sindaco o l'amministratore del proprio paese. Quando io nel mio paese guardo qualche opera realizzata, non mi nascondo che ogni volta mi emoziono, perché è bello vedere anche il risultato concreto di alcuni sacrifici, il risultato concreto di alcune rinunce, il risultato concreto di tanto lavoro che si è fatto insieme ad altre persone, che molte volte significa anche fare il sindaco, significa scegliere. Ecco, io l'augurio che faccio ai sindaci neoeletti è quello di scegliere di fare le scelte, avere il coraggio di fare delle scelte, avere il coraggio di rappresentare, di metterci la faccia e di portare avanti iniziative utili nell'interesse della propria comunità. Penso che qui abbiamo un tessuto amministrativo di grande valore, abbiamo un tessuto amministrativo che oggi rappresenta sicuramente il primo momento, il primo interlocutore per i nostri cittadini e per le nostre famiglie, perché oggi è inevitabile che quando c'è una problematica si rivolge al proprio sindaco, si rivolge all'amministratore, si rivolge all'amministratore più vicino. Ecco, io sono certo che lavorando con lo spirito di sacrificio e con lo spirito anche di amore per il territorio e soprattutto anche cercando di costruire sinergie. Lavoriamo insieme, lavoriamo molte volte a portare avanti delle battaglie, delle iniziative che siano comuni e che possiamo tutti insieme rappresentarle. Veramente vi auguro di trascorrere, di portare avanti nei prossimi 5 anni, di poter vivere delle belle emozioni, innanzitutto per le vostre comunità, ma soprattutto di vivere tante soddisfazioni, perché avere per un sindaco, avere soddisfazione significa realizzare delle cose utili per la propria comunità.